E adesso Barbara ci rechiamo ad Ortona perché c'è il nostro amico Lorenzo Valeriani che è in compagnia del coro Le Voci delle Ville. E allora eccoci ancora nel giardino di questa meravigliosa location. Ci è venuto a trovare insomma un pezzo grosso, fammelo dire, no? Avremo difficoltà sui sottopancia perché la dicitura da mettere è importante. Carmine Di Donato, ti ringrazio per la presenza. Grazie a voi. Tanta passione, tanto studio e soprattutto tanto amore nei confronti della tradizione abruzzese. Questo sì, io dico sempre, qualcuno quando mi dice un esperto, no, dico sono un esperto nel senso di uno che ha fatto esperienza sul campo. Ecco, questa che è la cosa. Che forma, E poi sono felicissimo veramente di stare qui a Ortona perché si celebra nella stessa serata, grazie anche a voi, a Rete 8, sia la città di Ortona che portavoce e capitale della canzone abruzzese nel mondo, che ha fatto scuola e storia, e poi la corale di oggi, il Coro delle Ville, una grande corale che contrariamente alla poca età, è nata solo nel 2010, conosco benissimo la storia di quella corale, ha bruciato i tempi, un coro che io definisco nato già grande, grazie anche alla maestria, alla bravura della
professoressa Rosanna Meletti. Stiamo vedendo, o perlomeno stanno godendo delle nostre immagini i telespettatori, anche sotto l'aspetto dei costumi vedo qualcosa di ricercato, qualcosa di più sì, elegante, anche, è vero? Ne parlavo con il professor Stoppa, io mi documento sempre, anche il costume che ammireremo ad Ortona, allora chiese anche al professore, probabilmente non è proprio, e c'è una ragione, essendo città di mare, probabilmente perché era importato, non hanno i classici costumi, è un rifacimento di quelli degli anni 23, degli anni d'oro della Maggiolata, l'evento più straordinario, la trasmissione, gli eventi che hanno cambiato per sempre in meglio la storia della canzone abruzzese, e i costumi loro lo hanno ripreso dalle vecchie foto, però chiaramente di importazione in un certo senso, ma comunque ortonesi sotto l'aspetto storico. Carmine, allora a te tocca la domanda più complicata, perché sei una sorta di arbitro, no, in questo percorso che noi stiamo facendo, e allora ti chiedo, che step manca? Che percorso manca fare per, non voglio dire raggiungere l'elite, ma per prendere l'indirizzo giusto? È una grande corretta. Intanto complicato? Un po' sì, perché io ora lo dico, c'è un grande ritorno alla coralità. A fronte di questo non c'è però sempre un livello eccezionale. Oggi, nonostante qualche voce solista mancante, lo anticipo, ammireremo una grande corale, ce ne sono in Abruzzo. Ci sono però anche molte corali, come dire, mediocri. Forse manca anche un po' di studio. Vedo quando, siccome presento gli eventi, mi documento, vedo molti presentatori, ad esempio, sbagliano i testi. Se una canzone, Paese Me, è ancora attribuita ai versi a Illuminati, quante Paese Me versi e musica di Diorio. Diorio componeva, ma in qualche caso ha scritto anche. C'è un percorso di studio che non sempre fa. Anche i direttori non sempre, per carità, sono bravissimi a dirigere, ma non basta mai, e poi ci vuole grande passione e amore, quello che per esempio la direttrice Rosanna Meletti, che io definisco un po' un alchimista, ha fatto un percorso importante, visto che è lei che dirige questa corale, ad una grande capacità umana, abbina anche un grande percorso che ha fatto proprio professionale, artistico.
Allora, per correggere il tiro strappiamo la promessa a Carmine Di Donato, una sorta di stage per i tanti coristi, direttori e corali messe insieme che dovranno necessariamente mettersi sui binari giusti, anche sotto l'aspetto storico, perché ovviamente gli autori non devono essere mai dimenticati e devono essere sempre citati. Sempre, esatti, bravissimo, ho fatto una sorta a volte di battaglia, vedo autori anche noti, vedo canti popolari attribuiti ad autori o viceversa, insomma c'è una sorta un pochino di confusione. Sì, ma non è un'accusa, insomma i fatti sono questi, sì, può accadere anche a me magari nella diretta, due o una serata, però ecco, vedo che spesso non c'è una documentazione forte, però la cosa positiva è che c'è un grande ritorno alla coralità, ma già da un po' di anni, l'Abruzzo, poi tutto, e la provincia di Chieti in particolare, dove è nata la canzone abruzzese d'autore, proprio a Ortona, se si esclude l'episodio di Francavilla del 1888. Dico solo questo per concludere, è in un'area perimetrale piccolissima come Ortona in primis, Poggio Fiorito e Orsogna, si sono scritte forse, anzi leviamo l'avverbio, le pagine più belle probabilmente della canzone abruzzese. E se lo dice Carmine Di Donato, ci a 30 ci dobbiamo anni, credere. Vedo il Presidente, credere. Giusto 20 anni fa, 2004, si celebrava la 30ª maggiorata. Speriamo sia l'ora, dopo 20 anni, 2024, di ripartire con una grande maggiorata proprio da questa meravigliosa città Ortona. E noi ci saremo. Lo faccio io il nodo e strappo a Mario, a Maurizio, insomma una promessa importante. Complimenti anche a voi per questo. Grazie Carmine, il nostro percorso non finisce qui, torniamo in sala ad ascoltare le voci delle ville di Ortona e poi altri ospiti, altri aneddoti, altre curiosità, io direi anche qualche piccola grande battuta. Ci vediamo dopo. Thank you.